82 anni fa, nella primavera del 1906, nasce a Vailate, in provincia di Cremona, uno dei pionieri della meccanizzazione agricola in Italia. Appassionato di tutto ciò che assomiglia a un motore, il padre ha una piccola officina che produce trebbiatrici a vapore. Ad appena 16 anni, Francesco costruisce assieme al fratello minore Eugenio un'automobile utilizzando un motore d'aereo residuato della Prima Guerra Mondiale. La macchina serve al giovane Cassani per fare visita alla fidanzata Maria, studentessa alle magistrali, che abita in un paese vicino a Vailate. Contemporaneamente Cassani cerca di realizzare un motore a petrolio a basso consumo da applicare ad un trattore agricolo. Il problema più difficile da risolvere è l'avviamento. Dopo alcuni sussulti e molto fumo, i pistoni ostinatamente rimangono immobili. Gli esperimenti vanno avanti per 4 anni, ma Francesco alla fine la spunta. Così nel 1927, a soli 21 anni, Cassani realizza il primo trattore al mondo con motore diesel. Da questo prototipo verranno tratte numerose derivazioni. Un motore diesel veloce da 50 cavalli a 1500 giri che va ad equipaggiare gli autocarri dell'esercito. Un altro a 6 cilindri che, applicato ad una imbarcazione, vince il raid Venezia-Trieste. Infine, il motore diesel a revolver di Cassani da 800 cavalli che viene richiesto dal Ministero dell'Aeronautica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'attività di Cassani si sviluppa su scala industriale. Nel 1952 l'ingegnere cremonese realizza, primo al mondo, trattori a 4 ruote motrici, con eccezionali prestazioni in termini di stabilità, economicità e semplicità di gestione. Il prodotto sfonda anche all'estero e la produzione sale rapidamente da 180 trattori prodotti nel 1950 a 27.000 nel 1981. Esigentissimo con se stesso, prima che con gli altri, Cassani, nel giro di pochi decenni, ha costruito un'azienda di dimensioni internazionali, pionieristica nel settore della motorizzazione agricola. Spentosi nel 1973, Francesco Cassani, laureato ingegnere honoris causa nel 1960, aveva presentato una tesi di laurea sulla meccanica al servizio dell'uomo, esortando i giovani ad applicarsi con perseveranza e passione, superando le difficoltà perché il facile è spesso legato al difetto di vera scienza.